Un incendio è divampato all'interno dell'azienda di costruzioni Rosi Leopoldo in via Francesco Ferrucci ad Agliana. Da una prima ricostruzione sembra che le fiamme siano partite da un cortocircuito nella zona di carico. Il fuoco ha interessato prima un mezzo parcheggiato nei pressi dell'area per poi coinvolgere parte dell'azienda. Le 12.45 circa di oggi è scattato un allarme per un incendio all'interno dello stabilimento che produce bitume. Sono intervenute tre squadre del comando di Pistoia, una squadra in appoggio dal comando di Prato per un totale di 4 mezzi e 13 unità. L'incendio che si è sviluppato all'interno dell'azienda ha interessato un macchinario che produce bitume addizionato da polimeri in gomma. Le squadre sono intervenute prontamente, alle 13.35 circa l'incendio è stato messo sotto controllo e attualmente sono in attuazione le fasi di bonifica e raffreddamento per la verifica finale degli impianti. Rispetto all'incendio e alla colonna di fumo che si è diffusa nella zona, il sindaco di Agliana, Luca Benesperi, ha scritto una nota. Terremo monitorata la situazione, ha spiegato, anche confrontandoci con le autorità sanitarie proposte. Fortunatamente la rapida estinzione degli incendi ha permesso anche il controllo dei fumi sprigionati dall'incendio. Siamo in contatto con il comune, non ci sono problemi di tipo ambientale. L'azienda ha provveduto al contenimento delle acque reflue dell'incendio per il successivo smaltimento.